Ben trovati a tutti e benvenuti anche a questa ultima puntata delle cronache del Giardino Botanico di Europa. In queste ultime settimane, oltre a mandare i filmati delle fioriture online, ci siamo occupati di tante cose, come avete appena visto, e soprattutto ci siamo occupati della manutenzione delle strutture del Giardino Botanico e delle collezioni che sono il nostro patrimonio più importante, le piante vive. Forse adesso si è persa un po' la voglia della virtualità e si incomincia a cercare la realtà e per questo motivo, anche per questo motivo, naturalmente, il Giardino Botanico dal 30 maggio riapre i suoi battenti con qualche regola e precauzione in più rispetto al passato, con qualche novità in più rispetto al passato. E noi vi aspettiamo perché le persone sono importanti dentro i giardini, quelle che ci lavorano, ma anche quelle che vanno a visitarli questi giardini e quelli che poi hanno a cuore la conservazione della natura. Noi siamo qui. Voi dove siete?